La fine di una civiltà non è quasi mai avvertita da coloro che la vivono direttamente. La fine di una civiltà si rivela dallo scadere dei vecchi principi su cui si reggeva, ma anche dagli atteggiamenti più banali della nostra quotidianità. La fine di una civiltà prevede da sempre l'invasione di orde barbariche che si insinuano nelle strutture portanti e a poco occupano tutti i posti di potere. Tanto più l'uomo cosiddetto civile è stanco ed esangue, tanto più è certa e inevitabile la vittoria dei barbari. Fascino di un atelier pieno di mesti profumi e sorrisi, Armani, Dolce Gabbana, Valentino. Il mito di una rockstar coi suoi successi sempre più famosi, e voi tutti in piedi col vostro accendino. E intanto i barbari, arrivano i barbari. E intanto i barbari, arrivano i barbari. Passare una serata allegra nel clima intimo della tua casa, assistere a un programma trucido col pianto in gola, oppure in un grande stadio all'ultimo minuto della ripresa arriva finalmente il gol e parte la ola. E intanto i barbari, arrivano i barbari. E intanto i barbari, arrivano i barbari. Lotto, il totogol, il gratta e vinci, ma che emozione. La vita è un uovo di Pasqua, una lotteria. Il gusto di un corpo sano, mangiare poco ed allenarsi bene, coi vostri massaggi e l'omeopatia. E intanto i barbari, arrivano i barbari. Ma chi sono i barbari? Dopo ve lo dico, i barbari. Da farati con niente da fare, con niente da dire, avete capito che anche l'aspetto si può migliorare. Vi fate il viso, le mani, i piedi, vi fate i capelli, ma l'ansia cresce, vi fate le tette, il culo e le cosce. Che cosce! E devo dire che siete bravi, bravi, siete proprio bravi, bravi, che date il vostro contributo, il vostro aiuto festoso e originale alla caduta, alla caduta, alla caduta dell'impero occidentale. In questa allegra esibizione ognuno è artista come può, come gli viene, immergersi in un computer e rincoglionirsi con un bel giochino, un video pieno di ostacoli senza fine. In genere si finisce in un gradevole ristorantino, una gran bella mangiata e tutto va bene. E intanto i barbari, arrivano i barbari. Solita emozione di una domenica un po' speciale, commossi tra la folla a vedere il Papa. C'è un senso di euforia, di grandi mutamenti nel sociale, tra poco cambia tutto, entriamo in Europa. E intanto i barbari, arrivano i barbari. Ma chi sono i barbari? Dopo ve lo dico, i barbari. Spensierati con niente da fare, con niente da dire, un idromassaggio, mezz'ora di stretching e via ballare, un po' di palestra, la tua pasticchina ma senza eccesso, un po' di orecchini, la lampada al quarzo e un pelo di sesso. Oh, che sesso! E devo dire che siete bravi, bravi, siete proprio bravi, bravi.
sai che date il vostro contributo, il vostro aiuto festoso e originale alla caduta, alla caduta, alla caduta dell'impero occidentale. E intanto i barbari arrivano, i barbari, e intanto i barbari, ma che paura, i barbari arrivano, i barbari, da come noi viviamo, i barbari, da quello che facciamo, barbari. Sì, ma chi sono i barbari? Adesso ve lo dico, i barbari, i barbari, i barbari, i barbari.